L'Italia è il laboratorio, l'Italia è una delle teste di ponte principali, delle punte di diamante di questo tentativo di rimodellamento e ristrutturazione o reset, come lo chiamano loro, dell'umano, diciamo, e quindi delle società, delle strutture. E quindi condivide questa sorte e la condivide in una maniera accentuata, molto forte. Ma c'è un di più. C'è un di più che ci rende particolarmente amara questa situazione e particolarmente dolorosa. Perché l'Italia non è un qualunque paese occidentale, l'Italia è il paese che ha inventato la diplomazia. Noi siamo gli inventori di un'arte, ormai da 500-600 anni, noi abbiamo inventato l'ambasciatore residente, è insito nella politica italiana, l'idea di dialogo. Va bene? Ed è un peccato che le nostre elite poche volte siano state capaci di esercitare questa indipendenza nella nostra storia. Lo è stato durante quella cosiddetta Prima Repubblica, quando il margine, senza dubbio circoscritto, di autonomia veniva però sfruttato fino in fondo. E quindi tu vedevi i nostri ministri democristiani, tanto vituperati, parlare da tu a tu con i leader arabi, con i leader sudamericani, e poi mediare, poi andare in Unione Sovietica, nella loro Unione Sovietica, per, diciamo, funzionare anche un po' come ago della bilancia, come calmieratore geopolitico. E l'abbiamo fatto con un ruolo dignitoso. La portaerei del Mediterraneo non era solo la portaerei del Mediterraneo, era anche un'appendice peninsulare centrale del Mediterraneo e dell'Europa che funzionava da regolatore fra nord e sud, fra oriente e occidente, moltissimo. Pensate alla presenza che noi abbiamo acquisito in Libia, cioè noi eravamo potenza coloniale e nonostante potenza coloniale siamo stati, abbiamo mantenuto rapporti poi invece cacciati dalla Libia, dalla guerra, ma abbiamo mantenuto rapporti ottimi fino a quando fino al punto che l'ENI era diventata l'impresa principale lì. E questa parabola della Libia ci può far capire che brutta sorte abbiamo corso, perché in politica estera le nostre elite completamente usurpatrici, che hanno completamente voltato le spalle, mi viene la parola vendute, ma non mi piace, perché non è esattamente questo, è che non credono nel ruolo dell'Italia, hanno deciso che per far sopravvivere, secondo loro, il paese, bisogna farlo sopravvivere su una sedia a rotelle, dimezzato, zoppo. Che fecero? Seguirono pedissequamente la guerra di Libia, che era una guerra francese. Nella quale i francesi hanno sostituito la loro Total alla nostra Eni. E così noi abbiamo perso dignità e sfera di influenza allo stesso tempo.